In quest'epoca si registra un forte calo demografico. Non si costruiscono più tombe monumentali, le famose tombe a Tholos o a Fossa dei Micenei, perché la realizzazione di queste tombe richiedeva manodopera specializzata e soprattutto disponibilità di risorse economiche. Inoltre, il numero ridotto delle sepolture rivela, come abbiamo detto, che in questo periodo si verificò un notevole decremento demografico. A proposito di tombe, un cambiamento significativo rispetto all'età micenea è il tipo di sepoltura. All'inumazione, cioè alla sepoltura della salma, in questo caso nelle tombe a Fossa o a Tholos, si passa all'incinerazione. Il cadavere viene bruciato e le ceneri raccolte in un'urna, che viene poi interrata in un'area apposita assieme ad altre sepolture, la necropoli. Un interessante documento di questa nuova pratica è il cosiddetto vaso del Dipilon, un'anfora databile all'8 secolo. Databile all'8 secolo, è un assoluto capolavoro di precisione e abilità tecnica. Era evidentemente destinata a un uso funebre e non domestico, cioè a essere posta come segnacolo al di sopra di una tomba nella necropoli del Dipilon ad Atene. Nella fascia decorativa centrale, che è quella più interessante, che ci interessa di più per questo discorso, possiamo vedere, è rappresentato un rito funebre. Al centro la defunta è una donna, come si evince dalla resa schematica dell'abito femminile. La donna è distesa sul letto funebre e dietro di lei viene raffigurata schematicamente la pira, cioè la struttura di legno su cui erano cremati i corpi.